ragazzi, Wumpa Meccanica. Allora, forse in questo video faremo solo sto trofeo perché guardate, è una roba assurda. Sta pista in microkart è un inferno assoluto. In altro fiordo un po' meglio, ma qui veramente guardate. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sta pista in Nitrofield proprio in nitrocarte è qualcosa. Ricordo che nella mia prima giocata non ho neanche veramente vinto il trofeo. L'ho vinto perché a un certo punto, dopo numerosi tentativi, Coco è arrivata prima e ha vinto quindi lei il trofeo. E niente, allora dai su. Qui la scorciatoia con gli ingranaggi non la prendo perché vi fa rallentare qui in nitrocarte. In realtà non vi aiuta. In Nitrofield sì, è stata migliorata finché vi aiuti, ma. Davvero qui in. Ma no, stupido, ma curva, idiota della mia minchia! Fottuto, vai, anche, ma veramente, ma quanto puoi essere deficiente da 1 a 10, eh? Cioè, io vado di lato e lui comunque cade sulla botola e poi prende anche l'oggetto che lui stesso ha rilasciato? Ma veramente? Ora qui si esagera un pochino, eh? Madonna, guarda. No, no, ma cosa? Basta! Ma com'è che deve essere sempre davanti? Io veramente non lo so! Cosa l'ha colpita adesso, la incompetente? Madonna, davvero, che. Allora, adesso qui io rilascio un sacco di oggetti. Davvero, eh? Ma com'è che sono ancora tutti dietro di me? Accidenti! Ho fatto un sacco di turbo, non ho sbagliato niente! Ho lasciato un sacco di oggetti! Ma perché non ci casca nessuno? Ora veramente basta, però, eh! Questa storia deve finire. Dai, il missile, cioè io rilascio la TNT, ma niente? Ma scusate, per quale motivo? Non mi è chiara la. Guarda, l'unico che casca chi è? Coco, ovviamente, il mio compagno di squadra. Gli altri tutti belli furbi. Madonna, guarda, Teo, è impossibile, cioè me la faccio a tutta velocità, ma oh, sempre dietro, due passi. Guarda, è inutile rilasciare gli oggetti, non ci cascano proprio mai, per niente, oh! Ultimo giro, sì, però la vedo. Ma di molto dura, vai! Cioè, guarda, tutti gli oggetti che ho lasciato io, neanche uno ha colpito qualcosa, oh! Fanno tutti i numeri da circo, eh! Madonna santa, guarda, Teo! Ma cosa? Cioè, ma l'avete visto anche voi? Ma non è possibile, veramente! Cioè, sbatte contro un angolo, un muro inesistente e poi cade anche di sotto! No, dai, ora mi viene anche addosso! No, 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 di nuovo sesto! Com'è possibile sta cosa? Dai, però! Ma ero primo, ce l'avevo fatta! Madonna, poi frenesia, guarda, non serve a niente, mi dà solo. Le cose più inutili di merda! Ma non lo vedi che sono sesto? Cosa continua a darmi la palla e la pallina elettrica? E merdai dalla prima posizione! Sì, Oxide ormai chi lo recupera più? Ciao! Uno può provare tutto quello che vuole, guarda. Taglio le curve, ma sì, guarda, sempre davanti. Sempre davanti, vedi? Primo! Non ci credo, ho vinto il trofeo, guarda! Ero rimasto in silenzio perché avevo già pensato che. Perché avevo già pensato che mi avrebbe superato all'ultimo, che è quello che mi succede sempre online. Invece no, meno male, guarda, ma sono sempre vittorie all'ultimo secondo, mai delle belle vittorie, eh. Mai vittorie schiaccianti qui, mai, assolutamente mai. Madonna santa. Dai, su, dato che siamo a 4 minuti andiamo con tuoni e fulmini, o perlomeno facciamo un tentativo. Se non lo vinciamo, pazienza. Nel prossimo episodio, ragazzi, ci riproviamo a vincere. Allora, tuoni e fulmini è. Sì, dai, lo so. Allora, prossimo tuoni e fulmini è. Eccoci qua, vai. È nella sezione con l'antigravity. Allora, eccolo qua, tuoni e fulmini, vai. Che poi è stato richiamato colpo di fulmine in Nitrofield perché effettivamente il nome originale della pista è Thunderstruck, cioè colpo di fulmine per l'appunto. Ah, mamma mia sta pista, un'altra odiosissima in Nitrocut. Sì, ma ve l'avevo detto che da fenomena era. Che da fenomena era un tutto smadonnare, eh. Vabbè, allora. Caricamento in corso, dai. Ok.
questo cielo verde che, madonna, fa un effetto proprio allucinante. Allora, forza, dai, su, diamoci da fare. Allora, questa pista anche è abbastanza lunga, quindi, dai, allora, se Coco arriva prima, forse possiamo vincere il trofeo anche senza fare assolutamente niente, ma vabbè. Oh, cioè, ma sei stupido? Ma sei stupido di merda proprio, ma sei uno stupido di merda! E cade di sotto. Cioè, me la cavavo alla grande, no, cade di sotto, capito? Cade di sotto, lui deve cadere di sotto. Oh, madonna santa. Dai, madonna, ma ti piacciono proprio tanto i muri, mamma mia, ci vai sempre contro, addosso, che palle! Com'è la vista laggiù. Ah, frenesia, dai, vai con la frenesia, vai, perfetto, forza, su! E colpisci un attimo un... No, sto deficiente, lo vuoi colpire? Oh, e che palle, vai! Se Coco è prima, non mi interessa. Il trofeo lo possiamo vincere comunque. Madonna santa. Io qui in Nitro Fueled me l'ero imparata a farmela tutta in Blue Fire, sta pista. Ho fatto infatti un nuovo tempo che ora nel Let's Play non lo potete vedere perché era già quello vecchio. Era un tempo vecchio, io l'ho fatto dopo aver finito il Let's Play, ma... Guarda ragazzi, ho fatto un tempo bestiale in Thunderstruck. Grazie al fatto di avermela imparata tutta a farmela in Blue Fire. Coco ovviamente, cioè 17 spinte no, è ancora... Ma allora sei un figlio della merda però! Ti piace tanto farmi cadere su questa curva, eh? Madonna santa che merdina che sei! Madonna, guarda, oh, sto finendo anche i giochi. Avrei voluto fare tanto il gioco facile per staccare il cervello, ma non me ne viene. Vorrei provare a portare la saga di Atelier sul mio canale, ma il problema è che Atelier, l'ho detto, sono giochi molto lunghi, in 15 minuti di gameplay potrei provare a fare al massimo una missione, toh, qualcosa di veramente poco. No, no, ma cioè, è possibile? Ma è sempre davanti, oh! Cioè, guarda, oh, gli altri sono dietro, ma lei è sempre davanti, ragazzi, oh! Non c'è verso, continua a essere avanti, oh! Non fai turbi, non prende le scorciatoie, non... Ed è sempre davanti, oh, ma i computer qui hanno qualcosa che sinceramente non va, Madonna santa. Vabbè, a parte che non può essere colpita dagli oggetti che io rilascio, quindi sì, c'ha un'immunità praticamente a mezze cose qua. Oh, però, che cavolata sta cosa delle squadre, veramente. Durante i CNK poi diventa solo un ulteriore ostacolo. Madonna. No, ma comunque non sono io, c'è proprio i computer qui sono stati fatti come... Cioè, sono stati fatti in modo irrealistico, perché vedo anch'io della gente su YouTube che fa le piste facendo 40 spinte, 60 spinte, oh, e c'è sempre gli avversari 2 cm dietro, Ovviamente, dai, arriviamo quando il tronco è basso, giustamente, dai. Io sono un maestro con le tempistiche in questo modo. Allora, Coco è seconda, quindi abbiamo... Ottimissimo, ecco, non è più seconda, madonna, sta facendo recuperare, porca troia, Coco, davvero, non serve a niente, mi sono a rompere le palle. Dai, su, è l'ultimo giro che ce la possiamo fare, che ce la possiamo fare! No, merdoso, come al solito, dai, 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 ah, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ecco, guarda, Coco, la stronza, si è fatta sorpassare all'ultimo, inutile, lo sapevo, guarda. Sei inutile. Ok, 9 minuti, adesso c'è la cutscene di introduzione a Norm. E poi finisco di registrare il video per oggi perché ne ho fatti 5 e sono molti più di quelli che ho fatto. Con i tuoi 9 trofei hai conquistato il diritto di affrontare il campione di fenomena, Norm. Farti fuorviare dalle dimensioni di Norm è un vero demonio.
da combattere contro cui gareggiare, ma quello che conta è solo la posizione del piccolo Norm. Quello grosso non ha il suo mugshot lì accanto che indica la posizione ed è solo un ostacolo. Allora, ecco infatti là. Sì, smettila. Allora, eccoci infatti là. Si è aperto il campionato di Fenomena con le testone dei due Norm. Piccolo Norm e grande Norm. Bene, ragazzi. Salvo la partita e noi ci rivediamo al prossimo episodio, dove affronteremo il campionato di Fenomena e possibilmente qualche reliquietta, se ci sta. Allora, sì, vai. Sovrascrittura in corso. Dai, ok, sovrascrittura completata. Bene. Per questo episodio è tutto, noi ci vediamo alla prossima col campionato di Fenomena. Ciao!